Ciao! In questo nuovo video vi faccio vedere i prodotti terminati dell'ultimo periodo. Faccio così perché stanno qui. Iniziamo! Allora, nel video di oggi i protagonisti saranno all'incirca le maschere. Ne ho terminate infatti tre, diciamo. Iniziamo! Allora, ho terminato questa della Dr. Jart. Questa è la Vital Hydra Solution. È una maschera a proidratazione molto profonda e aiuta la pelle secca. Io ho la pelle secca soprattutto in questa zona, quindi nella zona della fronte e delle guance. E praticamente ho i prodotti che vengono letteralmente bevuti dalla pelle. Mi sono accorta di questo problema, già l'avevo intuito un pochino, e poi me ne sono completamente accorta quando ho iniziato a fare le prove del trucco per il matrimonio. La makeup artist infatti mi ha detto che la mia pelle si letteralmente beveva il fondotinta, e mi ha detto bevi, fai un sacco di maschere idratanti, e quindi ho iniziato a fare più maschere idratanti di quelle che già facevo normalmente. E questa è una, mio cognato che parla, e questa è una di quelle che ho sperimentato. Io mi continuo a guardare qui sopra che c'è la il monitor, invece dovrei guardare qui che c'è l'obiettivo, però va bene. Ho quindi acquistato questa, che è una di quelle che ho provato. Mi è piaciuta molto, ha lasciato comunque la pelle molto compatta, molto fresca, molto soda, e sicuramente la ricomprerò quando ricapiterò da Sephora. Una invece che sinceramente non ne ho capita l'utilità è questa qua, la Film Lover, sempre dei Dr. Jart. Questa non mi è piaciuta particolarmente, ha questa consistenza gommosa, che però non, di cui non ho visto alcun effetto. È praticamente formata da due step. Il primo ha la crema, il siero da applicare sul viso, e poi ha appunto la seconda, che è composta proprio dalla maschera. Faccio vedere. Questo qui dentro c'era il siero, è una quantità veramente infinitesimale, mentre qui appunto c'era poi la maschera. La maschera in questo caso va tenuta da 30 e 40 minuti, mentre quest'altra all'incirca, dove sei? 10-20 minuti. Io sinceramente questa non l'ho apprezzata particolarmente, non mi piace molto, e infatti questa non la ricomprerò, preferisco quell'altra. Poi altre due maschere che ho terminato è questa della Tony Moly. Questa era Latte Milk, Latte Art Milk Cacao Power Pack. Vedete, questa era una maschera che all'interno di questa tazzina da caffè, chiamiamo da cappuccino, aveva questa doppio componente fatta apposta proprio con questo doppio colore a vortice. Mi è piaciuta molto perché rendeva la pelle molto compatta, molto purificata, molto luminosa, e sinceramente se la ritrovo la compro. Dura anche moltissimo perché comunque ne serve poca per applicarla. E qui c'era anche la sua spatolina che si inseriva qui sopra, che sembrava appunto tipo il cucchiaino del cappuccino. Poi una maschera che invece non ricomprerò assolutamente è questa della Glam Glow, questa piccolina. Questa è la Super Matte, quindi questa qui, eccola qua. Non mi piace perché, a parte che ha una consistenza stranissima, all'interno ci sono pezzettini come di erba, non so, qualcosa cosa c'era dentro, che gli hanno così sconosciuto, non so cosa ci fosse dentro, però a parte questi pezzettini di erba, quello che fosse, però mi infiamma la pelle, cioè nel senso, io l'ho applicata, adesso è pulita, l'ho applicata, quando andavo a togliere, ma io la tengo 2 minuti, qualcosa velocissima, quando andavo a togliere avevo tutta la pelle rossa, tant'è che almeno la prima volta era talmente tanto irritata perché l'avevo lasciata 5 minuti, quindi un pochino di più, addirittura questa dice di lasciarla tra i 5 e i 20 minuti, penso che se l'avessi lasciata 20 minuti mi sarebbe caduto il viso, quindi la prima volta l'ho lasciata all'incirca sui 5 minuti, avevo la pelle rossissima, tant'è che ho dovuto fare dopo una maschera lenitiva perché era talmente tanto irritata che ero completamente rossa, cioè avevo proprio il contorno dove avevo applicato questa maschera, e sinceramente la cosa non mi è piaciuta particolarmente. Ho poi terminato la versione da viaggio O2 Sparkling Purifying Soap della Kaolin, questo qui. Questo è praticamente questo sapone
fatto proprio questa forma, quindi cerchio esterno più scuro e due parti interne, che purifica ed esfolia e termocontrollo e idrata e fina, diciamo, setifica tra virgolette il viso. A me piace molto perché lo uso come coadiuvante sotto la doccia. Quando praticamente faccio la doccia uso lo scrub della Fantive e poi vado a risciacquare il viso e poi vado ad applicare questo qui, e lo trovo una conclusione perfetta per quanto riguarda la skin care sotto la doccia. E col fatto che è praticamente un dischetto così, è facilmente anche da tenere in mano e non sfugge sotto la doccia, mentre ho comprato anche la versione quella un pochino più grande, quindi la versione la full size, è una sleppa così e praticamente, cioè, sfugge tutto. Infatti penso che una volta terminato quello, ma quello durerà tipo 20.000 anni perché anche la versione più qua dura moltissimo. Comunque quando lo terminerò ricomprerò comunque la versione piccola, in ogni caso pure quello grande ha la stessa capacità, mi piace comunque moltissimo. Un altro prodotto che ho terminato e che non ricomprerò è della Pantene il 3 Minute Miracle. Non mi piace perché lo trovo un poco più di un normale balsamo, preferisco le ampolle miracolose che io abbino all'Olaplex, alla fase 3 dell'Olaplex, e quindi, cioè, non mi piace, l'ho comprato per provarlo, però essere appunto un singolo campione. Assolutamente non mi è piaciuto il gel doccia extra delicato mandarino e lime delle Petit Marseillais, questo qui. Non mi è piaciuto perché, a parte il profumo, che vabbè, mandarino e lime, quindi io lo amo, non lava, cioè nel senso fa pochissima schiuma, idrata, rinfresca per niente, forse rinfresca per il profumo, però fondamentalmente non rinfresca, cioè è solo un'idea, un rinfresco profumoso, e idrata no, assolutamente, la pelle era assolutamente secca come mai, come non mai, quindi non lo ricomprerò assolutamente. Ho comprato e ho ricomprato della Garnier Fructis lo shampoo secco, questo cucumber fresh, questo qui. Mi piace molto, lo continuo a utilizzare anche adesso che ho i capelli scuri. E appunto mi piace la profumazione e continuo a riutilizzarlo. Va girato bene prima di utilizzarlo perché sennò tende un pochino a fare del residuo bianco, però anche adesso ho provato con i capelli scuri, comunque agitato e applicato va benissimo. Un prodotto che ho terminato e che sicuramente ricomperò è il Talasso Scrub della Fior di Magnolia. Questo costa all'incirca sui 3 euro e sono 600 grammi. Mi ci trovo molto bene perché comunque fa quello che promette, quindi attraverso la stimolazione, attraverso lo scrub, quindi stimoliamo anche la circolazione, quindi la pelle viene più tonificata, più compatta e quindi mi piace molto. Ha anche questo un leggero effetto schiumogeno e lo apprezzo perché comunque mi fa vedere dove io vado ad applicare il prodotto, quindi vedo dove appunto ho passato già lo scrub e mi piace appunto. Poi considerando sempre 3 euro 600 grammi, marchi più blasonati magari la stessa quantità o anche di meno la paghi comunque anche 30 euro, 30-40 euro, quindi sinceramente ben vengano i 3 euro. Un altro prodotto che non mi è piaciuto e non ricomprerò assolutamente della Natura Oil, il Dolce Oil Nutriente, questo qui. Questo dice di essere senza slush, pack, siliconi, parabeni e coloranti. In sostanza non ha niente dentro, ma anche non fa nessun effetto. È un similolio che dovrebbe fare qualcosa, ma non fa niente, non è nutriente, è leggermente schiumogeno, ma solo perché io lo applico con la spugna, perché se no applicato senza spugna non fa nessun effetto, e ho visto la sua fine come una benedizione perché non lo sopportavo più fondamentalmente. Ok, i prodotti terminati del periodo sono finiti e scopriremo se questo video avrà l'audio del microfono o l'audio della fotocamera al momento del montaggio. Per il momento vi saluto e vi ricordo di seguirmi sugli altri social, quindi Instagram, Facebook non lo uso molto, quindi progettatevi su Instagram ed iscrivervi al canale, mettete anche un like perché aiuta sempre a far crescere il canale, e un saluto, ciao!